Hello and welcome to Martha is Dead. Now, I don't know too much about this game. I only know a couple things that I looked up or that I saw that this game was apparently censored. And you can correct me if I'm wrong, because I don't know if this is all 100% accurate, since I didn't do a whole lot of research. I just looked it up a little bit and tried to avoid some spoilers. But apparently, this game was censored on the PlayStation release of it, which was just mind-boggling to me, because I just think about games like God of War, where you literally tear someone's head off or like impale them, and God of War for sure is known for its gruesome death scenes. So I'm kind of like, what the heck did this game do to earn being censored by the PlayStation? And I think this is the uncensored version. It's just the one that's on Steam. I think that the Steam one is uncensored. If it's not, then you let me know. Maybe I'll go and find the actual one. But anyway, we're gonna play this game. I'm excited because I'm a glutton for the odd and the wacky, I guess. So let's see what's made this game so offensive. Please adjust the brightness until the image on the left is barely visible. Maybe I should listen. Maybe I should listen to the game this time, so I don't blow out my eyeball circuits like I did in the puppet game. But if it gets too dark, I'm fixing it. The story of Martha is Dead and its featured characters are a work of fiction. The game contains potentially uncomfortable scenes and covers topics that may distress some players. The game is recommended for an adult audience and carries the appropriate age rating. As an adult narrative drama, the game uses artistic interpretations that can be visually unsettling and may cause discomfort. It explores the complexities of the human mind, psychological trauma, and self-harm. The game is not recommended for players who may find depictions of mature scenes containing blood dismemberment, disfigurement of human bodies, and self-harm disturbing. Please take this seriously. This is what you're getting into. They ain't just whistling Dixie when they put this stuff here. If you think that you're like, nah, I can handle a little bit, then I don't think they would put this here if this wasn't the case. So please listen to this. If you or someone you know is struggling, information. Okay. Listen to this too. Marvel? Nope, just a circle. Marvel again? Oh, just a circle. Oh, was that their loading screen? Oh no, I'm dropping frames. I might have to lower the... Ciao, sono Giulia. Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi. Da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma... non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che... Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. I hope this cutscene isn't very long. The frames are only dropping in OBS. Chapter The Legend, Summer 2099. Racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera.
Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia. Ma oh, is that all? Cattiva. Yeah, vedi, why is she so evil? La sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, Tata. Poverina, soffre così tanto. Però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene. Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta. Ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, Tata. Dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella. Bella come lei. Tu sarai ancora più bella di me. Oh, thank you. Tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene. E visto che tu non sei una giovane donna. Damn. Potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia. Ti prego, dai, poi dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Amavo la tata e amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Speak up. Poverina, però, non è giusto. Yeah, that's not fair. Questa, tesoro, ma è la vita. E dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò, però mi fa una rabbia. Leggi, tata. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. Well, why would you do such a thing? Now she's dead. There's not that. What are you gonna do now? Fu ficcato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. And now he's trapped there. Because if his ghost tries to escape. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. It dissolved into the atoms of the lake, and the lake is each little ghost droplets. Da allora, il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Spicca! Mi fa un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. La dama esige la vita di una giovane donna ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Misery loves company. That's what I've heard. That's the end? Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Buonanotte, amore mio.
The style in the loading screen is so much different. So this game. Quasi tre anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che. Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali. O qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Ok. New chapter, the lake. Are we gonna talk some more? Okay, we're not talking at the moment. So, this game is in, I think, Italian? All the voice acting is in another language? Oh, it does have English audio? I kind of want to keep it in its original, though. That might be the best I can do for my specs and what have you. But yeah, let's see. I am gonna keep the language in its intended language. And because it is voice acted, I'm probably not gonna talk much over top of it whenever they're reading or whenever they're performing. So you'll have to just read the subtitles. I don't know what the English voice acting is like, but I just want to stay true to the Italian voice acting, because on the Steam page it really seemed like they were proud of that, that's what I'm gonna do. So I cannot actually move. Game is not for moving. What am I doing here? I'm assuming reel off the film. I'm assuming open the camera. I'm assuming this is remove the old roll of film. I'm assuming this is the tutorial stage, so I'm hoping I'll be able to do more. I really have no idea what sort of gameplay this is trying to have. Up. Put the new film in. Chiudere la macchina. Okay. Attivare il temporizzatore. The timer. Ci siamo quasi. Almost ready. Now to bring the image into focus. C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. There's something floating on the surface of the water. Oh, there we go. Persona. Devo aiutarla. So far the gameplay mostly just feels like turning the page in a book. It seems a lot more like it's a visual novel at this point, but it is. Oh my god, the voice acting got so quiet. She was screaming a second ago. Oh gosh, it's real inconsistent. It got real loud out of nowhere. Okay, we're naked now.
our little tummy is out. And we can only look right here. W? W. Okay, so I'm holding this down actually. This is now. It's still feeling a little visual novel-y. If it's a visual novel, that's fine. It's just not what I had expected. Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. Trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. She was me. Mia sorella gemella. Oh, just kidding. Well, kinda. Morta. Una cosa impossibile. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Devo stare calma. Do I have to do the... Martha non è morta. Martha is not dead. It's not possible. She looks pretty damn dead to me if you... Not true. Non c'è motivo di... There's no need to worry. Va tutto bene. Everything is fine. Tutto andrà bene. Everything will be fine. Okay, so I think she's just talking to herself. Devo stare calma. Her little hand. Oh, Martha, I'm freaking it out. Non è morta. She's just in denial. Non è possibile. Are we checking her pulse? Is that what's up? Non è vero. Non c'è motivo di preoccuparsi. Va tutto bene. What the hell are we doing here? Why did we act so fast? It's not like she was gonna move, she's dead. Okay, so this is old. She was born in 1923. Oh shit, is the like World War II or world, one of them world wars is happening right now. She looks pretty young. And we're in Italia, I assume. I am Martha now. Martha is alive. It is me who is dead. Cosa stai combinando? Vai, Erich, corri! I have assumed the identity of our sister. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Martha, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Martha. Non volevo far svanire tutto. Feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Avrei dovuto far finta di essere Martha. Well, that's interesting. I like that. I mean, it's real not okay that the only way she could feel the love of her mother was to be her sister, but you know, just conceptually, it's kind of interesting. The body. One day after Martha's death, sign of cross. Yeah, you better sign a cross. I guess. I don't know what that actually does, but it seems like that's the respectful thing to do in the situation. I am sorry, Martha, but I must assume your position in this life and become you.
I am metaphorically and I guess physically I am putting my old life to rest, and I am becoming the you life, so that our parents will love me. I'm sure you understand. Signore, vita di chi muore, sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Martha. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. Eterno riposo donale, Signore, e splenda la luce eterna. Pup, 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 pup. Ti ricordi di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. La mamma ha sempre qualcosa da fare, per tutti. Are we happy or upset about that? Oh, we can move now. We can move now. Okay, so I guess that... Oh, we move very slowly though. I guess that was just the opening. I am checking something. One second. Okay, it is time to go on an adventure. Luglio 1944. La nostra famiglia, commossa, vi è vicina in questa grave circostanza. Ernesto e famiglia. E famiglia. W to change telegram. 17 luglio 1944. I guess everyone... Nel cordoglio che ci unisce, siamo al vostro fianco in questo momento difficile per la prematura perdita di Giulia. Monsignor Attilio D. We are receiving cards of well wishes for our loss. 17 luglio 1944. Ministry of War. This is a different one. Generale leva sottufficiali e truppa. Partecipiamo al vostro improvviso dolore, inviandovi sentite condoglianze. Oh, I guess it's okay. Il tenente colonnello relatore. This is a different one. That seems odd that we're receiving. I want to do that. Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. Wait. I like this song. I want to see what else is playing. Oh man, we're swinging! Alright, we swinging, guys. Yeah, 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 yeah. Easy. How do I light these candles? I guess I don't. I can't snap. That's my attempts at snapping. I can't snap. Somebody snap for me. Oh well. Sorry, we need to close these windows so that God can't see me sin. I keep trying to press E. What am I doing here? Is this a lighter? What is this? Lobo e del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme. Le rare volte che ero a casa. Well, now you can't do that because you're one.
I received the thing? The Emperor? Il papà, hello? La mamma e I nonni materni. Sembra quasi impossibile che il babbo sia un soldato. Sarebbe stata più adatta la mamma, se non fosse stata una donna. Damn. Hello, papà. I assume. Oh, he's drunk. He's got PTSD from the war. Questi fucili da caccia non sono del babbo. Lui non va a caccia. Li deve aver lasciati qui la tata. Is Nanny like grandmother? Is it like saying granny? Or is it like an actual nanny? E nella villa ne sono rimasti almeno 10 volte tanti. Oh, I can't light the candles now. I'm gonna look at everything. La mamma e il babbo. Eleganza e ricchezza. Ma il dolore non costa nulla. E non I see. So we are living like kings in 1940 whatever year this is. Un dipinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Really? Because it kind of just reads like I wasn't ready to take this picture and I can't believe you did this to me. That's what I read. But, okay. I bastoni del babbo. Sono bellissimi, ma... Non so dire perché, mi hanno sempre fatto paura. It's probably because they're dismembered heads on top of a stick. Why wouldn't that scare anyone? That's a weird thing. I can't really do much. And I walk slow as hecky. Ora non ne ho bisogno. Could ride it around. Also, you're talking to yourself. You need to be careful. Your mommy's gonna walk in and she's gonna be like, when the hell did you learn how to talk? Maybe I don't know what I should do first. Il babbo deve essere sconvolto. Lui mi vuole bene e vederlo soffrire per la mia morte. I think he would have accendere io le candele e lasciare che il sonno lo conforti un po'. I think he would have been devastated regardless. He's losing a child, even if he lost Martha. Or you. I think he would have been devastated. So I see that her mother's love is more important to her than her father's love. Questo pittore era amico del nonno. Mi sono sempre piaciuti I suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. Is this a famous painter? Or is it just some... Like, is this trying to be like, oh yeah, this is a friend of grandpa's and it's like a really famous painter and it's like... It's just showing their high classiness? Or is it just kind of emphasizing the time period by using the impressionism? Io e Martha. L'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso. Neppure la mamma è mai riuscita a riconoscerci. Yeah, she still can't. Even in death she can't tell you apart. Obviously, since you were wearing the necklace. Were you wearing her clothes then? What's up with that? How does she... I guess just the necklace was enough? Okay, I think I've looked at everything. I'm gonna check around one more time. Non c'è motivo di telefonare ora. Yeah, you're pretending la to be deaf. Di un telegrafo. Io lo so usare. Il babbo mi ha insegnato. Uh-oh. We'll just cover that up. Yep, pretend like it's not there. Very interesting. Well, that's probably gonna play a part in some of the disturbing imagery to come, or maybe it's unrelated. Maybe it's a red herring. Oh, okay. I was gonna say there's no fire there. Not sure if you really
Know that? This one. It's around. Can't do nothing with that. Lighten up. This is a weird lighter. Quando hai fatto, potresti venire a prendere i fiori, per favore? Oppure manda Marta. No. Non ha un attimo di pace. Anche in un momento come questo. Some people. Non riesce a stare ferma un solo istante. Some people, when they grieve, they need to do stuff. Sometimes it's just like that. What's happening? Auto-saved. Oh, okay. Alright. Good. Hey! We was listening to swinging music. Why are we listening to this now? Alright, I'm leaving this room anyway. Why are you standing right in front of the door? If you were right here, why wouldn't you just bring it in yourself? She was... Hello? Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Joy isn't feeling any joy. La pioggia. La mia barba è bionda. These are secrets. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Secret messages. My beard is blonde. My beard is blonde. London is coming. My beard is blonde. Maybe I shouldn't be yelling those things because I don't know what they mean. I should definitely not yell things that I don't know what they mean. Especially when they're in reference to, you know, World War II. In Italy. Dang. I think you're about to get bombed. I'm gonna be honest. Something about the beard being blonde makes me think that you are about to die. Cosa parlano? Oh, we're peeping. Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Oh, that's sad. Tua figlia. Tua figlia. Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta. Che discorso è questo? Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda. Tu che non puoi aver figli. Ma ti sembra il momento? Damn. Giulia è morta, Irene. Morta. Qualcuno l'ha uccisa. Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto. Lo capisco. Cosa credi? Se non lo capisco io. Sempre problemi. Solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente. Damn. Damn! Io sono pazzo? Io? Lo hanno fatto per colpire me. E così. Sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No, that's sad. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco Eric K è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Oh shit.
Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. We must be rich as hell if we're on the news. La mamma non sembrava soffrire molto. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Martha, ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili. Yeah, I bet. Oh shit. Martha has lost her life. Did I do it wrong? Martha has lost. Maybe I should say soul? Her soul. Scary face. Bah! You stole her likeness, so you stole her face. Wait. You already had her face. Oh, it had to take a second to load in. She looks like she's doing okay. A little bit of her face. Oh, look, see? It's coming back. She's fine. Snap, snap. God, this is so loud. The sound is so inconsistent. I stole her soul, her identity. Well, you didn't steal her life, someone else killed her. And now I must crawl my way out of the soup. What is that noise? It's like a music box that's broken. Why'd you put all this blood here? Someone's gonna have to clean it up, and the wood's gonna soak it up and make it real hard to clean. And whoever's playing that broken music box needs to stop. There's a little footy over here. Guess we're not concerned about it. At least she has some flowers. That's nice. We're gonna rip her face off. Sorry about using your face, sis. I need it to assume your identity. So if you could just, sorry, I'm a little tired. Ripping faces off is difficult. Hey guys, I'm trying to focus on ripping my sister's face off. Could you please quiet down? Sorry that this has to take so long, sis. She can't hear it though, so. Cause she's dead, not cause she's deaf. But both. Wait. Oh, sorry. I was doing this all wrong. Alright, there we go. We're so good at face cutting. That's a clean sweep. Let's just, Alright, well, rip. Oh, sorry. Let me take a break here. That wasn't so bad. I'm surprised it came off so easy. Oh, look. We're gonna have dead people vision. Just put it on like the mask.
because I guess that's what it is. Okay, she's still here. I was worried that maybe she wasn't here anymore, because that would have been a little more concerning. Oh. What is more concerning? Being next to a dead body? Or being next to an area where a dead body was a couple seconds ago? I would say being next to an area where a dead body was a couple seconds ago, because the body needs to be in the same place. Otherwise, I'm upset. Era solo un sogno. Un orribile sogno. Quella donna. Il volto di mia sorella. What horrendous woman. Vorrei che tutto fosse un sogno. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Invece il letto è vuoto. E questa è la realtà. I keep having to mess with the audio, so I'm sorry. But I think I'm gonna keep it right here. It might be a little low, but this game just decides to be really loud sometimes. Can I not move? Can I not move? It doesn't get. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. 26, Aggie, 1943. Okay. Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Oh. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. I mean, a little too late. I can move now. These are, what do you call those? Space? Oh, it just makes them fat. Okay. Favole spaventose. Tutto sembra essere spaventoso ultimamente. So beautiful and bright. What the hell is that fairy tale at the bottom? I'm not familiar with that one. I'm not familiar with the random person who just comes in and skins babies. I know Puss in Boots, I know the like Little Red Riding Hood, but Baby Slicer, I'm not familiar with that one. La cassetta di Marta. Chissà dov'è la chiave. Adosso non l'aveva. Okay, so we are pretending to be our sister while also solving the crime of killing our sister. We didn't kill our sister. We're trying to figure out who killed our sister. So we gotta find a lock picker. Ancora favole spaventose. Are they all scary? I don't even know what that one is. Hold on. That's still Red Riding Hood. And I don't know what those other two are. Or maybe I'm wrong. Maybe it's not Red Riding Hood. And I'm just assuming. La nostra bellissima casa. Nonostante tutto, però, preferisco essere qui. I suppose you guys were gonna try and escape during when the war happened. Or maybe your family went under some kind of controversy, although it definitely seems like your family is revered as heroes, or at least your dad. Not sure. Maybe she's just talking about this, her sister being drowned and murdered. Tengo sempre la mia cassetta chiusa a chiave. Oh, so this is our room. Wow, thanks for literally decorating our rooms the exact same, except for like my color is red and hers is blue. So clearly she was the preferred one and I was not. Bumperflies. Does my sister have bumperflies? Nope.
I guess we're not the exact. But they got pretty damn close. We even have the same pillows. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Wait, why? Siamo io e Lapo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marte assieme a lui. Oh, that's her love. She's eloping! La collezione di farfalle che mi ha regalato il babbo. Okay. I was expecting more that, but guess not. Oh. La tata con me. O forse era Marta. Nessuno se lo ricorda. No one can remember. I guess Nanny is just grandma. La tata mi verrà presto a trovare. Oh. Other goose. I giochi di quando ero piccola. Ancora mi piace averli con me. Okay. Posso essere Marta senza I suoi vestiti? La mamma non ha mai voluto che ce li scambiassimo. Come la prenderebbe? Potrei anche usare I vestiti di Marta nell'altro armadio. She's like, you guys aren't allowed to wear the same thing, or else I won't be able to tell you apart, and I won't be able to tell which one of you I hate. Oh, wait. Per oggi sono già vestita. I didn't know that I was gonna... I didn't know that I was just gonna do that. Per oggi sono già vestita. I'm already dressed. Well, I didn't know. Not like it matters because I can't see my outfit anyway. Julia. She's gonna be pissed. She's gonna be pissed. I'm not supposed to be wearing July 18th to 1944. Okay. It's 1944. I don't know what happened in this year. Everything I need is always in my bag. B. You have opened Julia's bag. Here you can find objects that Julia always carries with her along with any picked up during the game. Objects are listed on the bottom left. Select an object to use or analyze. Now try selecting the key or the map. La chiave della mia cassettina. Key to my trinket box. What's in it? Open it! Okay. Aw, you have cute little pictures of rabbits. 1944. Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Well, you need a new diary because you have a new chapter in your life as your sister. La guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano essere qui dopo tanti anni. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della Dama del Lago. È uno dei pochi ricordi di quando ero piccola. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con Lapo. Stupendo. Lui è sempre qui intorno. La mamma fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa per pensare a me. Almeno per ora. Damn. I don't know when they moved here, but her mom has hated her for a long time. 16 luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scema. Comunque sia, scema o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Mi sono messa d'accordo con Marta.
Domani mi accompagnerà al lago a mettere due nuove macchine fotografiche con il temporizzatore e vediamo cosa riusciremo a fotografare. Non prima di un bel bagno, ovviamente. A dire il vero, Marta non ama molto la fotografia e ultimamente neppure fare il bagno, ma si diverte a stare con me, a farmi i dispetti. Poi, quando si stanca, si mette a leggere i suoi libri e io faccio le mie cose. Stiamo insieme. Stiamo bene. Well, at least her and her sister seem to have been pretty close. Despite everything. Despite her mom. It seems like the only person who's an issue in this family is the mom. Her and her sister got along. Her and her dad got along. And I'm assuming Martha and her dad got along. I could be wrong about that one. How long have they been in this house? She only has two entries. Don't call me. I don't want to be called. Non è la chiave giusta. Dovrò procurarmela se voglio scoprire cosa contiene. Sa che deve scendere per la colazione. Pensano davvero che io sia Marta e che non possa sentirli. Damn. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai seri. Yeah, that's what I was saying. You need to be quiet. I need to find the Martha key. I'm assuming it's in the Martha room. Not. There appears to be nothing else I can touch. Oh. A clock. Sono circa le 9:30. That's not that early. That's a good time to sleep, honestly. Okay. So I think I am gonna leave it off here. I have a lot. I had to stop a bunch of times for audio issues to try and test them out and see how loud they are, and it's real hard to gauge because it changes drastically from one time to another, so it's probably going to be uneven throughout, but I think that I've found a good balance. So far I like this game. It looks like it's about to be in some real serious topics, so I'm excited to see what it's going to do with that, and I will see everyone in the next video.